Qua arrivato in Italia, sarebbe dal 91, sempre lavorato, non mi ci sono niente, sempre sto bene, io e mia famiglia abbiamo guadagnato soldi, abbiamo fatto tutto, andavo giù al mare con i miei soldi, nessun problema, ho pagato l'affitto, non mi è successo qualcosa mai nella mia vita. Fino adesso, del 2010 sono perso il lavoro, saranno 4 anni, 5 anni che mi lavoro poco. Alla fine ti lavorano, ti pagano, ti fai la denuncia, vai da sindacati avanti e dietro, ti fai l'avvocato, alla fine la ditta ti fallisce, non si dà anche i soldi di quello che hai fatto, alla fine non trovo anche i soldi per pagare l'affitto, sono rimasto dentro la merda. Poi più sono sempre litigava con il padrone di casa perché non pagava l'affitto, sarebbe un anno e mezzo che non ho pagato niente dell'affitto fino adesso, vado al Caritas, mi brucolo da mangiare, io e i miei figli, non hai... siamo proprio alla merda veramente. Non hai... Adesso se l'ho trovato qua al garage, mia moglie è lì sopra, io qua, dentro la macchina, i miei figli sono da un'amica qui. Cosa vuol dire? È una merda, veramente. Siamo casinati. Penso di arrivare all'Italia per cambiare, diciamo, la vita, però è stata peggio. Ho fatto la domanda per Casa Popolare, fatta la signorina Martina, a me, che c'è con me, era fatta nel 2015, era uscito il primo grado per darmi la casa. Adesso, aspetta, aspetta.